Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.970 nuovi casi a fronte di 144.270 tamponi, morti sono 307 per un totale di 91.580 da inizio pandemia. I dimessi e guariti sono 15.082, risalgono gli ingressi in ospedale più 261 e in terapia intensiva più 36. Il tasso di positività scende invece al 5,5%. In Lombardia, con 13.920 tamponi effettuati, sono 895 nuovi positivi e di questi 43 debolmente positivi. Il tasso di positività qui è al 6,4%, i guariti dimessi sono 3.310, 51 morti nelle ultime 24 ore, ricoverati in terapia intensiva 362 persone più 4, i ricoverati negli altri reparti Covid sono 3.491 più 24. In palestra solo lezioni individuali, in piscina uno spazio di 10 metri quadri per persona. Sono queste le regole principali fissate dal Ministero dello Sport e validate dal CTS per chiedere la riapertura degli impianti dal 15 febbraio. Due gli obiettivi: no alle aggregazioni, ma sì allo sport, soprattutto per ragazzi e anziani. Le terapie anti-Covid con anticorpi monoclonali andranno somministrate ai pazienti in ambienti protetti, ovvero in ospedale o in studi medici opportunamente attrezzati, per far fronte al rischio di eventuali reazioni avverse, pur trattandosi di farmaci sicuri. Lo spiega la presidente della Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Patrizia Popoli. Il futuro governo dovrà rimodulare il calendario scolastico dell'anno in corso per recuperare i numerosi giorni persi, e quanto ha detto il presidente incaricato Mario Draghi e gruppi parlamentari finora incontrati in questa seconda fase di consultazioni. Bisognerà in primo luogo recuperare i mesi persi e poi organizzarsi in anticipo perché a settembre la scuola riparta senza incertezze. E intanto la Giunta della Regione Lombardia, su proposta della vicepresidente Letizia Moratti, ha approvato un protocollo d'intesa con i pediatri di famiglia per l'effettuazione gratuita dei tamponi antigenici rapidi sia negli studi professionali che nelle strutture rese disponibili dalle agenzie per la tutela della salute. Buone notizie per i turisti: dall'11 febbraio a Milano riapre alle visite ai turisti il Duomo, ma solo nei giorni infrasettimanali. Dal 9 febbraio invece riapre il Cenacolo, il capolavoro di Leonardo da Vinci, nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Ci spostiamo nel Pavese, aggredito all'ex moglie al bar, poi ha preso a testate i carabinieri che erano intervenuti. È stato arrestato un 23enne a Pinerolo Po, teatro dei fatti, il Bar Italia, dove il giovane ha colpito e spintonato anche il gestore e un avventore del locale. A Magherno invece ha arrestato un 26enne che ha picchiato la compagna. Due focolai in due case di riposo in Omelina, Sartirana, 20 morti in un mese, tutti ospiti anziani, diversi ultra novantenni presso l'RSA Adelina Nigra e Pio Istituto Buzzoni Nigra. Aggrediti dal virus anche molti operatori con contagi a catena. Pronto meteo per il 9 febbraio, parzialmente nuvoloso, mercoledì 10 nuova rapida perturbazione con pioggia, poi ritorna il sereno, temperature tra 2 e 10 gradi, previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli, che trovate aggiornate come sempre su prontometeo.it. Queste le notizie principali che potrete trovare con approfondimenti sui nostri siti pavia1.it e itinerarinews.it, oltre alle pagine social, editore Agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.